Noi anche. Buongiorno. Inizia l'anno scolastico, il Governo ha voluto fare un intervento urgente e importante per dare alcune risposte rispetto ai problemi della scuola italiana, della scuola e dell'istruzione in generale, anche di tipo universitario. Il primo messaggio è questo: ci interessa ricominciare a investire sull'educazione e sull'istruzione dopo anni di tagli. Ci interessa perché la scuola, l'educazione sono il centro per il rilancio del nostro Paese. Questo riguarda l'istruzione ovviamente secondaria, superiore, ma riguarda anche e naturalmente il mondo dell'università. E in particolare abbiamo messo a punto in questo decreto alcune risposte, ovviamente sono le prime risposte, lo dico perché le attese sono moltissime da parte del mondo della scuola e dell'università, del mondo dell'istruzione in generale. Abbiamo voluto dare qui prime risposte perché ovviamente le risorse sono limitate, quindi abbiamo dovuto e dobbiamo fare i salti mortali. Però prime risposte cominciano ad esserci, poi ne verranno altre successivamente, però per adesso l'anno scolastico inizia in modo credo molto forte e molto significativo. Prime risposte che vanno innanzitutto verso gli studenti, che sono il nostro primo punto di attenzione. Ci sono tanti interventi qui dentro, ma voglio soprattutto dire, e ci tengo veramente molto a dire, che finalmente ritorna e riesiste l'impegno per il diritto allo studio. Diritto allo studio che è stato una delle materie e uno dei temi più controversi, più complessi e purtroppo più tagliati. Se non c'è il diritto allo studio non c'è la pari opportunità di accesso all'istruzione in un mondo in cui, in un paese, il nostro, in cui le disuguaglianze sono cresciute tanto. Se non c'è il diritto allo studio le persone non sono in grado di superare le disuguaglianze dei punti di partenza. È una delle normative, una delle parti della Costituzione italiana più belle tra l'altro, e quindi l'applicazione della Costituzione sul diritto allo studio ha voluto essere non a caso l'inizio del nostro provvedimento, sia per quanto riguarda gli studenti medi, sia per quanto riguarda gli studenti universitari. Trovate qui nei primi articoli la ripresa del diritto allo studio, del finanziamento del diritto allo studio e una serie di norme che riguardano gli studenti superiori, anche qui molto significative. Fa parte di questa logica anche un intervento molto importante per ridurre il peso del costo dei libri di testo a carico delle famiglie, degli studenti e delle scuole. Sappiamo tutti benissimo che adesso che riparte l'anno questo è uno dei temi più gravosi, più complessi. In generale gli interventi che qui sono compresi servono appunto per gravare di meno e far gravare di meno sulle famiglie il peso dei libri di testo, così come altre materie, altri interventi molto importanti in materia di diritto allo studio riguardano le borse di studio per l'alta formazione artistica museale e coreutica, musicale, scusate, e coreutica. Molto importante questo perché è tutto un mondo che era fuori dal sistema delle borse di studio. Il sistema della musica era fuori dal sistema delle borse di studio, così l'estensione e ovviamente il finanziamento consente di dire che il nostro Paese, proprio su uno dei grandi temi che fanno grande il nostro Paese nel mondo, riprende a investire sul futuro. Quindi le borse di studio per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica vengono inserite dentro il sistema del diritto allo studio, è un segnale molto importante che diamo proprio a quel mondo. Così come ci sono tanti altri interventi, motivo per il quale appunto sono presenti altri ministri, oltre al ministro proponente, il ministro Carrozza, che voglio ringraziare molto per il lavoro di cesello e di coordinamento che ha fatto per presentare questo provvedimento così importante in tempo per l'apertura dell'anno scolastico, il ministro Lorenzin in particolare, perché l'articolo 4 del provvedimento, tutela della salute nelle scuole, rappresenta anche questo, lo presenterà poi subito dopo, un punto molto importante, il ministro Del Rio
perché c'è tutta una parte che ha a che vedere con lo sport e appunto l'applicazione di pratiche sportive dentro le scuole. Il ministro Chieng, nelle sue due funzioni, sia perché quando parliamo di studenti parliamo di giovani naturalmente, quindi le politiche giovanili, sia perché dentro il provvedimento c'è una materia, c'è un articolo al quale credo, insomma, voglio dare molta importanza, è un articolo che estende il permesso di soggiorno alla durata della frequenza dei corsi di studio o della formazione in generale. È una norma fatta apposta per cercare di essere più attrattivi nei confronti degli studenti che dall'estero vengono a studiare in Italia. Sappiamo tutti che uno dei grandi problemi del nostro sistema dell'istruzione è che, a differenza di altri, noi attraiamo poco gli studenti dall'estero. Questa norma è una norma che facilita e quindi vuole essere un forte impulso. Ci sono norme importanti che hanno a che vedere con la modernizzazione degli strumenti, c'è una norma che riguarda appunto il Wi-Fi nelle scuole, l'allargamento e il finanziamento per l'uso del Wi-Fi nelle scuole, e ci sono poi norme che riguardano gli insegnanti, norme molto importanti, vogliamo aiutare gli insegnanti, ci sono molti passaggi che qui vengono citati, mi sento di citarne uno che può sembrare piccolo, ma secondo me è un grande messaggio, un messaggio di attenzione nei confronti di questo mondo. Dentro i meccanismi di aggiornamento inseriamo l'ingresso gratuito degli insegnanti al sistema museale del nostro Paese. Fa parte di un meccanismo, anche qui, di aggiornamento molto importante che voglio segnalare, è una appunto delle questioni significative. Così come per il funzionamento delle scuole, oggi purtroppo molto complesso per l'assenza di personale, bloccato negli ultimi tempi per via della complessa vicenda degli inidonei, dentro il provvedimento c'è l'inizio della soluzione della questione del personale ATA, che era stato bloccato appunto da quella vicenda. L'inizio nel senso che dal 1 gennaio partiranno le assunzioni, e sappiamo tutti benissimo che le nostre scuole sono purtroppo in drammatica carenza. Credo che sia un fatto molto significativo, molto importante, perché questa carenza appunto non poteva continuare così. Insomma, mi pare che ci siano tanti messaggi molto forti e molto importanti. Voglio aggiungere l'ultimo, che sicuramente è un tema che colpirà abbastanza. Abbiamo deciso di accelerare la eliminazione del bonus maturità. Spiegherà bene il ministro Carrozza, ma abbiamo ritenuto che quel bonus maturità così creasse delle disparità che non potevano funzionare. Quindi il bonus maturità viene, l'eliminazione viene accelerata, e viene accelerata da subito, perché non era possibile applicare una norma che avrebbe creato troppe disparità nell'ingresso poi nel mondo degli studi universitari. Quindi, insomma, un intervento molto forte, molto significativo, un messaggio al mondo della scuola, degli insegnanti, alle famiglie e agli studenti. Naturalmente la scuola ci interessa, è il cuore dell'impegno che vogliamo mettere in questo momento, nel momento nel quale si ritorna tutti a scuola, i genitori riaccompagnano i figli, e vogliamo che riaccompagnino i figli dentro strutture scolastiche che siano più all'altezza. Qui dentro ci sono anche norme sul tema dell'edilizia scolastica significative, perché anche qui c'è bisogno di un ammodernamento forte e importante. Dalla scuola riparte il futuro del nostro Paese. Questo è il messaggio che abbiamo voluto dare con le norme sul diritto allo studio, con le norme sugli insegnanti, con le norme appunto che cercano di rendere la nostra scuola più moderna, più funzionale. È il luogo oltre la casa dove i nostri figli passano la maggior parte del loro tempo. Noi vogliamo che sia un luogo accogliente nel quale sono in grado di cogliere fino in fondo tutte le opportunità. E questo messaggio molto forte e significativo mi piace che lo diamo proprio oggi, nella settimana in cui ricomincia l'anno scolastico. Ripeto, è un messaggio che si estende per alcuni aspetti anche al mondo dell'istruzione universitaria, e anche questo credo che sia un'altra parte importante dei messaggi che diamo oggi. Do la parola subito al ministro Carrozza.
Sì, dunque è un provvedimento molto articolato, quindi io cercherò di leggere, diciamo, elencare i capitoli principali. Allora, la prima parte di questo provvedimento riguarda gli studenti e le famiglie, quindi il costo dell'istruzione. E quindi abbiamo due parti, una parte che riguarda il diritto allo studio con il consolidamento pluriennale del Fondo per il diritto allo studio universitario. Questo è un risultato molto importante perché ci consente di avere un'ottica di finanziamento che poi potrà essere aumentata, potranno conferire altri finanziamenti, ma intanto abbiamo una base, questa era una richiesta del mondo delle associazioni studentesche. Poi abbiamo una parte di welfare per lo studente medio che verrà erogata tramite bandi regionali e che riguarda le spese di trasporto, ristorazione, tutto quello che riguarda il costo degli studenti e andrà principalmente agli studenti medi che si trasferiscono per esempio nella scuola secondaria e quindi si devono spostare e va sul costo dell'istruzione. Quindi abbiamo un intervento sulla connettività wireless delle aule delle nostre scuole per fruire di contenuti digitali. Sono 6 milioni di euro. Poi abbiamo sui libri di testo delle importanti innovazioni. Prima di tutto sarà possibile utilizzare le edizioni degli anni precedenti. In più abbiamo investito il dirigente scolastico del compito di monitorare il costo in modo da avere direttamente il controllo e abbiamo introdotto la possibilità di offrire in comodato d'uso tramite reti di scuole sia i libri cartacei tradizionali che i libri, i supporti per la lettura degli e-book. Quindi l'idea è quella di intervenire in modo aggiuntivo rispetto ai finanziamenti che già i comuni fanno normalmente per gli studenti che hanno un determinato ISEE e qui aggiungiamo con l'idea di poter dare il comodato d'uso in reti di scuole e anche su, per la fruizione dei libri digitali. Quindi queste sono la parte sulle libri di testo. Poi abbiamo delle misure sulla lotta alla dispersione scolastica e quindi degli interventi formativi particolari che poi si estendono anche a interventi sullo sport e misure per l'integrazione su cui poi parleranno i ministri competenti e una parte sull'orientamento degli studenti in cui parliamo di 2 anni, quindi estendiamo la legge Fioroni anche al penultimo anno della scuola secondaria e interveniamo per favorire l'orientamento, sapete che era una delle mie priorità l'orientamento e parliamo anche di orientamento alle scuole medie per quindi la secondaria di primo grado, la scuola media per la scelta successiva. Questo va a interferire anche in collaborazione con il Ministero del Lavoro sulla garanzia giovani. Poi abbiamo una parte, diciamo, per tenere aperte le scuole il pomeriggio, per sostenere le spese, quindi le scuole nella loro autonomia, le spese di apertura e quindi il personale che tiene aperta la scuola, che è molto importante come intervento. Abbiamo reintrodotto la geografia generale ed economica negli istituti tecnici e professionali, che era stata tagliata, e più abbiamo la possibilità di svolgere progetti in collaborazione con musei e con fondazioni culturali, al fine proprio di sviluppare progetti didattici di studenti medi e universitari. Questa è un'altra norma importante per il potenziamento dell'offerta formativa. In più abbiamo introdotto la possibilità di donare, quindi di avere incentivi fiscali per le donazioni anche per le università e per gli istituti musicali, che prima non c'era, era solo possibile detrarre del 19% le donazioni alle scuole primarie e secondarie. Poi abbiamo, appunto, ne parlerà il Ministro Lorenzin, le misure per la salute, lascio a lei di illustrare la norma. Abbiamo poi un intervento importante sul personale della scuola, quindi sugli insegnanti, quello più grosso riguarda prima la programmazione triennale che era finita e quindi un piano triennale per le assunzioni sui posti vacanti e disponibili e su quelli resi disponibili dal turnover e un piano dedicato di assunzione dedicato agli insegnanti di sostegno che riguarderà quindi le nuove immissioni in ruolo degli insegnanti, sono 69.000 posti. Quindi abbiamo parte che riguarda, scusate, sui docenti di sostegno sono 26.000 insegnanti, di cui 4.447 sul 2013-14, 13.342 sul 14-15 e 8.895 sul 15-16. In più abbiamo una norma sull'edilizia scolastica e quindi insieme alla Banca Europea degli Investimenti al fine di permettere alle scuole degli investimenti in termini di importanti immobiliari anche per l'acquisizione di nuove scuole. Questa è una norma che abbiamo preparato con la Presidenza del Consiglio. Poi c'è una norma importante sul dimensionamento degli istituti scolastici
che riguarda il nostro rapporto con le regioni, che quindi va a riparare una sentenza della Corte Costituzionale, lasciando poi il dimensionamento degli istituti scolastici a un accordo in conferenza unificata, che è un importante passo avanti su richiesta delle regioni. Abbiamo poi una parte di formazione dei docenti, che sono finalizzate a diversi punti, quindi sono formazione in materia di alternanza scuola-lavoro, poi nel potenziamento nelle aree a rischio socio-educativo, aggiornamento per le tecnologie digitali. Quindi abbiamo degli specifici e reintrodotto la possibilità di formazione per gli insegnanti, e questo in generale per tutti gli insegnanti, come del resto l'entrata nei musei, che è credo un segnale molto importante al fine di utilizzare musei, siti archeologici proprio per l'aggiornamento degli insegnanti. Questa era una richiesta che ci veniva dagli insegnanti. Poi abbiamo uno stanziamento per gli istituti musicali pareggiati, che sono in grave rischio. È la prima volta dopo molti anni che si reinveste sugli istituti musicali, e questo servirà a, come dire, dare un po' di respiro a istituti che sono in questo momento a carico degli enti locali. Abbiamo poi alcune misure per gli studenti universitari, oltre al diritto allo studio, l'abrogazione del bonus maturità, che si è rivelato difficile, di difficile applicazione, soprattutto qualunque applicazione noi tentiamo di fare, introduciamo iniquità, per cui non era risultata una norma efficace, fermo restando il fatto che poi penseremo a una valorizzazione del curriculum scolastico degli studenti medi una volta andati all'università, in termini anche di borse di studio e merito che abbiamo introdotto con le altre misure. In generale il bonus maturità per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato non era facilmente applicabile, quindi l'abbiamo abrogato già da quest'anno. Poi abbiamo reintrodotto una possibilità su 3 anni, e quindi la definizione dell'importo delle borse dei medici specializzandi, che aveva bisogno di essere definito in modo duraturo nel tempo, e poi il permesso di soggiorno di cui parlerà il ministro Chienge. Infine abbiamo una norma molto importante a cui tenevamo tantissimo come governo, che è quella dell'immissione di 200 unità nell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, e sono i giovani che effettuano il monitoraggio sismico, sono le persone che di notte, di giorno ci danno l'esito dei terremoti, fanno questo monitoraggio, e ci sembrava importante dare un segnale a queste persone di immissione in ruolo. Penso che questa sia una norma che insomma importante per tutti, perché sono le persone che fanno continuamente sorveglianza rispetto agli eventi sismici. Ecco, questo è detto in grandi linee il contenuto del provvedimento, fermo restando che insomma se ci sono ulteriori domande sono disponibile a rispondere. Penso che possiamo. Io ringrazio il ministro Carrozza, che ha voluto e con me ha concordato una anticipazione di quelle che erano le misure sulla lotta al tabagismo previste dal DDL che abbiamo presentato prima dell'estate, proprio inserendole in questo decreto legge. Abbiamo quindi anticipato in un decreto legge sia il divieto di fumo in tutti i luoghi pertinenti alle scuole, agli istituti scolastici, sia le misure di divieto di fumo della sigaretta elettronica all'interno appunto degli istituti scolastici. Questo perché ci sembrava corretto inserire queste norme e renderle operative proprio all'apertura dell'anno scolastico, e quindi cominciare così questa campagna di prevenzione nei luoghi in cui si formano i ragazzi italiani. I proventi di queste sanzioni amministrative verranno reinvestite nella prevenzione, quindi nella lotta al tabagismo, soprattutto per quanto riguarda i ragazzi. Questo è il primo di una serie di misure che stiamo studiando di tipo interministeriale, quindi con il ministro Carrozza e con altri ministri competenti, penso sia il ministro De Girolamo che al ministro Del Rio, proprio per fare sempre di più della scuola un luogo anche di prevenzione, un luogo di non solo di educazione e formazione, ma anche di valorizzare un ruolo che già ha centrale per
pensiamo a tutte le campagne che vengono fatte dai pediatri per l'igiene dei ragazzi o per la prevenzione di comportamenti a rischio, però la scuola diventerà sempre più centrale per queste campagne e credo che sarà estremamente importante soprattutto per quelle regioni italiane che sono soggette a deprivazione, quindi dove c'è un problema molto forte di dispersione scolastica ma anche di educazione alla salute per molti ragazzi e per una grande fascia di popolazione. Quindi la scuola diventa un luogo centrale in questo tipo di politiche. Per questo ringrazio tutti i ministri che ci stanno aiutando a elaborare queste misure. Dalla salute allo sport. Buongiorno, allora sì, anch'io ringrazio il Ministro Carrozza per il lavoro prezioso e soprattutto in relazione all'articolo che riguarda la dispersione scolastica, dove stiamo continuando un lavoro già avviato. Abbiamo già finanziato 5 istituti scolastici con 100.000 euro cada uno, situati in situazioni sociali molto disagiate, quindi abbiamo già un impegno forte sul disagio e l'abbandono scolastico in alcune città e anche abbiamo finanziato per la pratica sportiva 17 istituti scolastici che operano nei penitenziari minorili. Quindi a questo si aggiunge l'impegno che faremo con questo nuovo provvedimento, l'impegno per l'educazione motoria, per l'aiuto a tenere aperte le scuole al pomeriggio, per fare in modo che la scuola, come diceva il Presidente del Consiglio, diventi davvero la casa delle famiglie e degli studenti, aperta tutto il giorno con vari tipi di pratiche, da quella sportiva che è anche attività di prevenzione per la salute, come ricordava il Ministro Lorenzin, e le potenziali importanti sinergie con l'associazionismo sia sportivo e di altro tipo, con cooperative di educatori e così via, proprio per permettere alla scuola di svolgere un ruolo durante tutta la giornata e permettere, diciamo così, agli istituti scolastici di avere programmi di educazione motoria di qualità in collaborazione col CONI che aiutino anche a intercettare appunto le situazioni più difficili. Quindi prosegue e sarà oggetto poi di un decreto interministeriale questo programma di lotta alla dispersione scolastica e di apertura pomeridiana della scuola appunto come casa di tutti i giovani, di tutti i ragazzi e le famiglie. Sì, anch'io ringrazio molto il Ministro Carrozza anche per questa attività che uno dei punti fondamentali anche del nostro governo, quello di essere operativo ma interministeriale, riuscire a elaborare dei decreti ma cercando proprio il coinvolgimento di ogni ministero con le proprie competenze. Per quanto riguarda il Ministero per l'integrazione per le politiche giovanili, noi abbiamo due articoli molto importanti e credo che sono anche due punti che bisognerebbe cercare di valorizzare con il nostro Ministero. Il primo è quello dell'articolo 7 che parla proprio della lotta contro la dispersione scolastica, un contributo molto forte in molti centri che sono nati un po' in tutte le regioni, quindi con questo periodo di censimento e monitoraggio questi centri vanno rafforzati perché la lotta contro la dispersione scolastica vuol dire anche investire sul dopo scuola anche con attività di intercultura, soprattutto in questi centri che devono essere coordinate con la scuola. L'altro punto è quello del permesso di soggiorno, le difficoltà, quindi rendere anche le nostre università competitive ma anche cercare di venire incontro a molti studenti che per difficoltà burocratiche quindi non riuscivano ad accedere a un sistema di formazione, un sistema scolastico, quindi per corsi di studio o formazione. Non riuscivano a poter continuare gli studi, quindi la possibilità di avere un permesso di soggiorno che duri per tutta la durata del corso di formazione e non rinnovabile ogni anno. E credo che questo sia una grande novità perché rende
competitivo il nostro sistema universitario, ma soprattutto pareggia l'Italia con tanti altri paesi dove per poter fare un corso di studio universitario si ha un permesso di soggiorno per tutta la durata dello studio, e quindi questo è un grande passo per l'Italia che ci fa entrare in quel sistema che ci rende operativi e competitivi di fronte anche al sistema internazionale. Domanda. Ci sono domande? Prego. Aperto. Salve Ministro, Lidia Mancini del TG Web. Io le volevo fare due domande. La prima è sulla copertura finanziaria, quindi quanto è stato stanziato per questi provvedimenti che, come lei ha detto, insomma, sono piuttosto corposi, sia riguardo di edilizia scolastica, di assunzioni e via dicendo. E la seconda riguarda l'università, nel senso che, come ha sottolineato anche il Premier Letta, voi vi siete concentrati sul diritto allo studio, no? Quindi cercare di facilitare gli studenti nel loro percorso di studi. E lei, come saprà sicuramente, in Italia c'è una figura che invece nel resto di Europa non c'è, del mondo, non so del mondo, ma sicuramente d'Europa no, cioè del studente idoneo, vincitore di borsa e non beneficiario. Quindi se proprio in vista di questo potenziamento del diritto allo studio è previsto anche che tutti gli studenti idonei, sia per merito che per reddito, ad ottenere una borsa di studio, appunto, poi ricevano effettivamente quel finanziamento che è funzionale alla continuazione del loro percorso. Grazie. Grazie, sì. Dunque, intanto sì, è un provvedimento veramente importante per la scuola, perché va di nuovo, diciamo, a far ripartire la scuola, il welfare studentesco, gli insegnanti, a regime saranno 400 milioni di euro, ne sono 13 nel 2013, 305 nel 2014 e 400 nel 2015. Quindi questo è, diciamo, l'ammontare complessivo, coperto prevalentemente con l'accisa sugli alcolici. Ora, noi abbiamo voluto il consolidamento del diritto allo studio, e quindi con un fondo in un'ottica pluriennale, proprio perché abbiamo anche un patto con la conferenza delle regioni per intervenire sui livelli essenziali delle prestazioni e rimettere in discussione un lavoro che era stato già discusso dal precedente governo Monti e che vorremmo riprendere e discutere. La base per poter discutere di questi temi e quindi affrontare anche il tema degli studenti idonei non beneficiari era proprio questo. Quindi è proprio esattamente su questo aspetto che noi abbiamo voluto incidere, ed era una richiesta che ci veniva sia dalle regioni che dagli studenti. Signor Ministro, sono Enrica Agostini di Rai News 24. L'eliminazione del bonus per la maturità lei ha detto anche il Presidente del Consiglio, creava diseguaglianze. È un primo passo per l'eliminazione anche del numero chiuso, che, insomma, il diritto ad uno studio è sicuramente in questo senso. Molti studenti, molte associazioni di studenti recriminavano su questo. Dunque, questo è l'eliminazione dei punti aggiuntivi che vengono dati rispetto a 100, erano 10 punti per il voto dell'esame di Stato, per l'accesso ai numeri a corso programmato. In generale del problema dell'accesso non è un tema che si può affrontare in un decreto, quindi noi oggi abbiamo affrontato i temi più urgenti per la scuola e l'università, che vanno sul welfare e su altri. Chiaramente il tema dell'accesso al numero programmato è un tema complessivo, soprattutto nell'ambito della formazione medica, professioni sanitarie, però questo, ecco, necessita di una riflessione per cui il decreto non è sicuramente appropriato. Grazie. Ricciardi, Italia Oggi. Scusi, una domanda per quanto riguarda il welfare per lo studente, le borse di studio di cui si parlava, se riguarderanno soltanto gli istituti statali o anche quelli paritari. Grazie. No, questo riguarda solo gli istituti, cioè intanto, prima di tutto, il welfare studentesco è dato dalle regioni, riguarda il sistema di istruzione e quindi le scuole statali prevalentemente. Ok, se non ci sono altre domande, grazie e buon lavoro.